Allora, sto assaggiando i vini, giusto? Allora, questo è il nostro vino un po' più tradizionale nello stile, vendemmie prima settimana di settembre. Qui non abbiamo ancora il verello che entra nella riserva, e questo fa dopo la fermentazione, la vinificazione fa 6 mesi minimo di affinamento in botte grandi, quindi dai 35 ai 50 in pollice. Quindi non c'è alcuna aggiunta di resina, di vino di rovere giovane, un vino nel quale cerchiamo il più possibile di rispettare quello che è l'integrità del frutto. Prugna, ciliegia, la prugna un po' la Sunsweet, la prugna Sunsweet dove c'è quella bellissima acidità e carnosità che si sente. 14 gradi e mezzo, primitivo, sotto i 14 non va per natura. Noi abbiamo poco più di 3 ettari che hanno circa 90 anni, l'azienda ne ha 87, erano lì quando l'azienda è nata, quindi in realtà non c'è memoria diretta di chi li abbia piantati. Sono degli alberelli abbastanza selvaggi, bassissime rese, quindi le uve che vengono da questi impianti sono uniche. In questo caso, dopo la fermentazione, una macerazione un po' più prolungata, in questo caso si usa il rovere francese, la barrique, per 24 mesi. Quindi, anche se anagraficamente è più, questo vino è grande di età, nel 2014, in realtà è un bambino che inizia a muoversi ora e che un po' di mentre l'Irica è pronta, da tuttora e per i prossimi anni. Questo invece, con un po' di pazienza, si verrà ovviamente meglio rispetto ad oggi.